Sindaco Toscano, buongiorno. Ovviamente parliamo di emergenza coronavirus. Qual è la situazione ad Erice? Ma la situazione ad Erice è un po' come tutta la provincia, e bene o male in Sicilia, è che il contagio è molto molto contenuto perché, come sappiamo, avevo già dato un po' di anticipo rispetto all'esperienza maturata al nord Italia. E quindi noi a Erice abbiamo 4 positivi e circa 30 in quarantena, ne abbiamo molti di più, in quarantena circa 90. Ma man mano l'ASPA ha fatto i tamponi, sono risultati negativi e quindi hanno ripreso, insomma, sono usciti fuori dall'isolamento. Quindi attualmente abbiamo una trentina di persone che sono in quarantena e quattro soltanto positivi. Ecco, parliamo intanto in termini di controlli, come rispondono gli ericini a queste prescrizioni? Ma guardi, assolutamente bene. Devo dire che la comunità ha risposto bene, sono ben consapevoli del pericolo che si corre, non soltanto per se stessi, ma anche per gli altri. Consideri che noi abbiamo anche un grosso quartiere popolare di quasi 5.000 persone e hanno risposto benissimo, anche ultimamente per le festività pasquali, sia Pasqua che Pasquetta, c'erano la Polizia Municipale, c'erano i controlli anche delle altre forze dell'ordine. Tutto tranquillo, regolare, la gente era a casa, quindi ha rispettato quelle che sono le prescrizioni e questo non era scontato, diciamo, è frutto anche di un lavoro che abbiamo fatto come amministrazione. Noi abbiamo utilizzato tutti gli strumenti possibili e immaginabili, da quelli più tecnologici a quelli, chiamiamoli popolari, con la macchina che girava per avvisare che non dovevano uscire di casa perché era pericoloso, sia attraverso aspetti più tecnologici. Per esempio, noi abbiamo un'app Sindaci in Contatto 2.0 e noi facciamo arrivare il messaggio con la voce registrata, con la voce del sindaco, chi per lui, a tutti i telefonini e a casa delle persone, tutte le abitazioni, perché sono registrate in questa grande piattaforma. Quindi tutto quello che potevamo fare come strategia di comunicazione l'abbiamo fatto e messo in atto. Sicuramente è frutto anche di questo e anche di sinergia con tutti gli altri comuni della prefettura che ci ha coordinato a tutti, quindi da questo punto di vista siamo riusciti a contenere, ecco. Ecco, da più parti arrivano, come lei ben sa, tante pressioni su questa fase 2, su una richiesta di apertura. Lei come la vede? Allora, la situazione è molto molto critica, onestamente. Giustamente noi sindaci non siamo esperti dal punto di vista scientifico e poter dare una valutazione in tal senso. Certamente siamo dal punto di vista dell'economia, siamo piegati, è ovvio questo che più tempo passa, più difficile sarà riprendersi. Tra l'altro, veramente davvero un vero peccato, perché noi come distretto presieduto dalla dottoressa Rosalia Dalì avevamo fatto tantissimo per la provincia. Per la prima volta l'avevamo messo tutto assieme, c'era stata la promozione del territorio della Sicilia occidentale che non c'è mai stata, quindi promuovere appunto, diciamo, questa parte del territorio sotto la forma, insomma, del brand West Sicily. Abbiamo avuto già dei risultati, nel senso tante prenotazioni, eccetera. Un lavoro importante. Naturalmente non si è disperso perché noi continuiamo e le risorse che abbiamo investito come comuni della provincia in tal direzione rimangono lì, perché noi dobbiamo pensare anche a riprenderci il dopo. Quindi soffriremo quest'anno sicuramente, tutte le strutture legate al turismo, sicuramente sì, purtroppo non penso che viaggerà nessuno. E quindi io ritengo, con tutte le dovute precauzioni, in qualche maniera dovremmo conviverci con questa malattia, col Covid-19, perché non credo che dall'oggi al domani troveranno un vaccino. Noi possiamo stare 2 anni, 1 anno e mezzo, per come dicono gli scienziati, diciamo, gli esperti, chiusi così a casa con tutte le attività bloccate, eccetera. Quindi è complicato, non è semplice e non vorrei trovarmi al posto del governo, perché sono delle decisioni importanti, perché comunque il governo deve garantire e tutelare la salute pubblica, così come sindaci. Ma in questo caso noi abbiamo fatto da semplici mediatori, come lei sa, non possiamo fare ordinanze né nulla, ma noi diciamo, in questa fase abbiamo fatto da mediatori per far applicare e rispettare quelle che erano le misure restrittive e tutti gli obblighi, ecco. Dobbiamo riprenderci, non possiamo stare così, è difficile anche per le attività che sono tutte chiuse. Giustamente è una cosa molto molto complessa e drammatica, ecco.
Assolutamente sì. Va bene, grazie signor Sindaco, la ringraziamo di questo Grazie, contributo, grazie, buona buon giornata. lavoro, buona giornata, arrivederci.